Buongiorno a tutti e a tutte. È uscito un nuovo concorso infanzia e primaria PNRR2 del 2024. Si ha tempo sino al 30 dicembre, entro le ore 23:59, per inviare la domanda di partecipazione. I posti in istabando sono 8.355 e sono previsti sia posti comuni sia posti di sostegno per infanzia e per primaria. Chi può partecipare? I requisiti sono i seguenti. Bisogna possedere l'abilitazione all'insegnamento, conseguito presso i corsi di laurea in scienza della formazione primaria, oppure bisogna possedere il diploma magistrale con valore abilitante, conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, oppure altresì il diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguito presso istituti magistrali entro l'anno scolastico 2001-2002, oppure un titolo estero equipollente o che sia in corso di equipollenza, quindi bisogna inoltrare anche la domanda di equipollenza inviata al Ministero. Per i posti di sostegno invece è necessaria la specializzazione per il posto specifico, quindi ADAA per quanto riguarda l'infanzia oppure ADEE per quanto riguarda la primaria. Non è possibile iscriversi con riserva, dunque coloro che stanno partecipando al nono ciclo del TFA sostegno, non possono partecipare. Bisogna possedere i requisiti entro il 30 dicembre. Il costo per ogni posto al quale ci si candida è di 10 euro. Il pagamento deve essere effettuato prima dell'invio della domanda e allegato la stessa. Bisognerà generare un link attraverso la piattaforma del reclutamento, al quale poi si verrà indirizzati alla piattaforma Pago in Rete. Una volta che si sarà pagato il bollettino generato, bisognerà allegarlo alla domanda di partecipazione. Non è prevista nessuna prova preselettiva. Ci sarà una prova scritta e una prova orale. La prova scritta consisterà in 50 quesiti in 100 minuti, il punteggio minimo è 70 centesimi. Passerà la prova orale un numero pari a 3 volte il numero dei posti messi a bando dei candidati che partecipano. La prova orale invece avrà una durata complessiva di 30 minuti e verterà su una lezione simulata più delle domande di carattere metodologico-disciplinare. Il punteggio minimo previsto per questa prova è sempre 70 centesimi. Come si accede alla domanda? Bisogna accedere attraverso la piattaforma www.inpa.gov.it. Si può accedere attraverso lo SPID o attraverso la carta d'identità elettronica. È necessario però, per poter presentare la domanda, essere abilitati al servizio Istanze Online. Andiamo ora a vedere il portale del reclutamento. Bisognerà cercare il concorso per titoli d'esame per l'accesso al ruolo delle persone docenti della scuola di infanzia e primaria sul posto comune e di sostegno. In fondo alla pagina avremo il tasto Invia la tua candidatura. Clicchiamo su Invia la candidatura e verremo rindirizzati alla pagina di login. Una volta che abbiamo fatto accesso alla piattaforma concorsi e procedure selettive, dobbiamo andare a cercare il nostro concorso. Eccolo qui. Clicchiamo su Compila la domanda e ci apparirà subito la schermata dell'informativa. Noi scorriamo tutta la pagina e andremo a cliccare Presa visione. In questo modo noi potremo andare avanti e scegliere la regione di nostro interesse. Scegliamo una regione per la quale siamo interessati, clicchiamo su Avanti e ci appariranno i nostri dati anagrafici, i nostri dati di recapito e i dati di residenza. I dati di residenza sono gli unici che possono essere modificati. Clicchiamo successivamente su Avanti e ci appaiono le sezioni da compilare. Come vediamo, alcune sono obbligatorie, mentre altre invece sono facoltative. Iniziamo subito dall'insegnamento richiesto e titolo di accesso. Clicchiamo su Azioni disponibili, selezioniamo l'insegnamento di nostro interesse, per esempio scuola primaria, e clicchiamo su Aggiungi. Dobbiamo selezionare la tipologia di titolo d'accesso, quindi l'abilitazione,
ci viene chiesto qual è il nostro titolo di abilitazione. Selezioniamo attraverso il menu a tendina il nostro titolo di abilitazione. Possiamo inserire allora la votazione perché il sistema in automatico convertirà in centesimi. Ad esempio, se noi abbiamo un diploma in sessantesimi, basterà inserire la nostra votazione e poi la base di votazione e otterremo la votazione in centesimi. Se invece il nostro voto è in centesimi, cambieremo la base di votazione e rimarrà invariato. Dobbiamo inserire la data di conseguimento del titolo, il luogo del conseguimento dell'abilitazione, quindi la scuola o comunque l'università nella quale abbiamo conseguito il titolo, e poi clicchiamo sul tasto Salva. Un'altra sezione obbligatoria per il posto di sostegno richiesto e titolo d'accesso. Se noi accediamo o vogliamo accedere per un posto di sostegno, dovremo selezionare il posto di nostro interesse, cliccare su Aggiungi e compilare come abbiamo fatto poco prima per il titolo d'accesso. Quindi inseriamo l'abilitazione, quale abilitazione siamo in nostro possesso e compiliamo come abbiamo visto prima. È necessario però inserire anche i dati della specializzazione. Quindi nel menu a tendina noi selezioniamo qual è il nostro titolo di specializzazione. Compiliamo sempre con la votazione richiesta il luogo di conseguimento della specializzazione e salviamo. I titoli di servizio sono una sezione facoltativa. Noi clicchiamo su Aggiungi, inseriamo l'anno scolastico di nostro interesse. Vi ricordo che l'anno scolastico in corso non è valutabile, quindi dobbiamo inserire gli anni scolastici passati. Il tipo di servizio prestato, se è in scuola paritaria o in scuola statale. La tipologia di insegnamento, quindi possiamo selezionare le classi di concorso se abbiamo insegnato nelle scuole superiori di primo o secondo grado, oppure direttamente le classi di concorso per la scuola primaria infanzia. Dobbiamo selezionare se il servizio è prestato nei percorsi di istruzione in altri paesi europei, se abbiamo prestato il nostro servizio in Italia, la risposta è no. Dobbiamo dichiarare se il servizio era di ruolo o se eravamo supplenti, il periodo di servizio, quindi selezioniamo la data della presa di servizio e la data di fine. Dobbiamo inserire anche la denominazione della scuola. Basterà inserire il nome della scuola e aggiungere il codice meccanografico. A quel punto selezioneremo la provincia e il comune nel quale è situata la scuola. Se nei servizi noi non abbiamo un servizio dal 1° settembre, ma lo abbiamo ad esempio dal 1° febbraio, dovremo cliccare questa barra qua, servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine dell'operazione di scrutinio finale, qualora non si raggiungano i 180 giorni, solo nel caso in cui abbiamo preso servizio poco prima del 1° febbraio o direttamente il 1° febbraio, sino agli scrutini senza nessuna interruzione. A questo punto possiamo salvare e compilare le altre sezioni. Le altre sezioni sono, ad esempio, altri titoli valutabili. Noi accediamo e selezioniamo il titolo che vogliamo far valutare. Noi possiamo far valutare l'inserimento nella graduatoria di merito, quindi il superamento di tutte le prove di un concorso ordinario per lo specifico posto. Basterà aggiungere il titolo valutabile, quindi inseriamo la denominazione del concorso, quindi il decreto ministeriale col quale è stato bandito il concorso, la classe di concorso per la quale abbiamo superato la selezione, l'anno di bando del concorso, quindi 2020, 2022, 2023, la data di pubblicazione della graduatoria e l'ufficio scolastico regionale che ha pubblicato la graduatoria. Ricordiamo che può capitare in caso di aggregazioni che un USR di una regione differente dalla nostra abbia pubblicato la nostra graduatoria. Noi dovremmo inserire in tal caso l'USR che effettivamente ha prodotto la graduatoria. Come sempre, salviamo
andiamo avanti. Possiamo inserire anche un diploma di laurea, che sia specialistica o magistrale, che può dare titolo d'accesso alla classe di concorso nuova A22, quindi le classi per la lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo e così via. Se abbiamo o meno un diploma di laurea, una specialistica, una magistrale o un diploma ISEF che ci permetta di accedere alla classe di concorso A048, quindi scienze motorie, un diploma di laurea, specialistica magistrale, oppure un diploma accademico di secondo livello, un diploma di conservatorio per le classi di concorso musicali, oppure direttamente una laurea di vecchio ordinamento, specialistica magistrale, sempre un diploma accademico di vecchio ordinamento, diploma accademico di secondo livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso alla procedura concorsuale. Ci sono alcune sezioni che interessano soltanto coloro che si candidano anche per i posti di lingua inglese. In questo caso bisognerà specificare la laurea triennale, quindi o la L11 o la L12, ma anche il possesso dei 24 crediti nei diversi settori scientifico-disciplinari come LLin 01 oppure LLin 02 e ulteriori 36 crediti nei settori disciplinari LLin 11 e l'ELIN 12. In questo caso noi faremo sempre aggiungi, selezioneremo la classe di laurea, spunteremo il fatto che sia presente nel nostro percorso di studi i 24 crediti e i 36 crediti e andremo a compilare il resto della sezione con i dati che ci vengono richiesti, quindi l'anno di conseguimento del diploma di laurea o della laurea triennale, la data del conseguimento, dunque la discussione, e l'università che ha rilasciato il titolo. Nel caso salviamo e proseguiamo. Noi possiamo anche far valutare altri titoli, ad esempio l'abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi, un'ulteriore abilitazione per lo specifico posto, quindi nel caso dei candidati con un diploma magistrale, ma che accedono con una laurea in scienza della formazione primaria, possono far valere l'abilitazione ottenuta attraverso il diploma magistrale, oppure un dottorato di ricerca. In questo caso la piattaforma è esattamente come quelle poc'anzi viste. Dovremmo descrivere il nostro dottorato, quindi il titolo di dottorato, l'anno accademico in cui abbiamo conseguito il titolo, la data del conseguimento, l'area disciplinare nella quale noi abbiamo ottenuto il nostro dottorato e l'università o istituzione che ha rilasciato il titolo. Salveremo e continueremo con la nostra compilazione. Possiamo far valutare anche altri titoli, diplomi di perfezionamento, che sono dei titoli equiparati al dottorato di ricerca, l'abilitazione scientifica nazionale, oppure gli assegni di ricerca che devono avere una durata minima di 12 mesi, l'inserimento nelle graduatorie nazionali per i percorsi AFAM, quindi per gli incarichi di docenza a tempo indeterminato per i percorsi AFAM, un diploma di specializzazione universitario non altrimenti valutato di durata pluriennale, quindi minimo biennale, la specializzazione sul sostegno per gli alunni e le alunne con disabilità, il titolo di perfezionamento in CLIL. In questo caso se l'abbiamo ottenuto in un paese dell'Unione Europea. Se invece noi abbiamo ottenuto la certificazione CECLIL, ovvero rilasciata dall'Università Ca' Foscari, compileremo la sezione B19. Nel caso invece avessimo conseguito la nostra certificazione CLIL attraverso il percorso offerto da un'università fisica o telematica, dovremmo compilare la TAB B19. In questo caso, come abbiamo già visto, andremo su Aggiungi e dovremo descrivere la certificazione, dunque il titolo che appare sulla pergamena, la lingua nella quale noi abbiamo ottenuto la certificazione, inglese, spagnolo, tedesco, francese, la data di conseguimento del titolo e l'ente o l'università, l'ente certificatore in generale, che ha rilasciato il titolo. È valutabile anche la lingua straniera certificata attraverso una certificazione di livello minimo C1. In questo caso, come abbiamo visto anche per le altre tab, dovremo inserire il nome della certificazione, la lingua, il livello ottenuto, la data di conseguimento e l'ente certificatore. Salviamo e andiamo avanti.
Possiamo anche far valutare, ad esempio, diplomi di perfezionamento di minimo 60 CFU di durata annuale con un esame finale, oppure i master universitari di primo o secondo livello, sempre corrispondenti a 60 CFU, sempre con esame finale. Anche in questo caso il procedimento sarà il medesimo, quindi ci viene richiesto il titolo del master, l'anno accademico di conseguimento, la data di conseguimento, l'area del conseguimento, quindi artistica, formazione di insegnanti, informatica e così via, e l'istituzione nella quale abbiamo ottenuto il nostro titolo. Anche in questo caso salviamo e andiamo avanti. L'ultimo titolo valutabile è il titolo di specializzazione in italiano L2, che, come per gli altri titoli, avrà la medesima sezione, quindi descrizione del titolo, quindi il nome del titolo, l'anno accademico di riferimento in cui abbiamo conseguito il titolo, la data di conseguimento e l'ente che ci rilascia il certificato. Andiamo a vedere i titoli di preferenza. I titoli di preferenza sono molteplici, hanno una nominazione che va dalla A sino alla N. I più comuni sono sicuramente il possedere servizio lodevole a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato. In questo caso noi dovremmo semplicemente spuntare la casella. Vi ricordo che il servizio lodevole è stato chiarito dal Ministero, non è necessario che venga attestato dal dirigente scolastico. Chiunque non abbia ricevuto delle sanzioni da parte del dirigente scolastico e abbia lavorato per non meno di un anno alle dipendenze dell'amministrazione pubblica può marcare questa preferenza. Altresì è possibile inserire la preferenza dei figli a carico, quindi bisognerà selezionare la preferenza e aggiungere il numero dei figli. Passiamo a vedere i titoli di riserva. Come vediamo, abbiamo A, B, C, D, E, M, N, P, R, S. Iniziamo dall'S, ovvero operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito. In questo caso noi dobbiamo selezionare per aggiungere la nostra riserva, inserire l'ente presso il quale abbiamo prestato il servizio civile universale. Vi ricordo che è necessario che nell'attestato ci sia la denominazione Servizio Civile Universale, altrimenti abbreviato con SCU. La data, il numero dell'atto, quindi dell'attestato, del certificato, e dobbiamo caricare il certificato. Dunque, se abbiamo il PDF, carichiamo il PDF, altrimenti dobbiamo scannerizzare il nostro certificato e poi allegarlo. È importante perché questo dà diritto a una percentuale riservata dei posti messi a bando. Possiamo comunque inserire anche altre riserve, ad esempio l'invalidità civile, in questo caso inseriremo sempre l'ente che ha rilasciato la certificazione, la data di rilascio e il numero dell'atto. Anche per orfano, profugo o vedova di guerra per servizio e per lavoro, per invalido per servizio, sempre con la medesima compilazione, per i non vedenti e sordomuti, come abbiamo visto prima, e poi per i volontari in ferma breve o prefissata. Anche in questo caso spuntiamo e aggiungiamo la riserva, inseriamo l'ente che ha riconosciuto lì il titolo, quindi che l'ha rilasciato, la data e il numero dell'atto. Nel caso noi godessimo della legge 6899, dobbiamo dichiarare di essere iscritti nei centri di collocamento. Ovviamente, per fare questo, noi possiamo compilare questa sezione soltanto se abbiamo inserito le riserve B, C, D, E, M, N, P. Quindi dichiariamo di essere iscritti, selezioniamo la provincia. Inseriamo gli estremi di iscrizione all'ufficio di collocamento, oppure, nel caso invece fossimo in servizio ma godessimo comunque della legge 6899, dobbiamo dichiarare di
di non essere iscritti perché siamo occupati alla data di scadenza del bando e dobbiamo inserire la data e la procedura concorsuale in cui è stata presentata in precedenza la certificazione richiesta. Anche in questo caso salviamo e guardiamo le altre sezioni. Un'altra sezione importante sono le altre dichiarazioni. Sono obbligatorie dalla A sino alla M, non tutte però, se vedete, hanno l'asterisco, perché infatti l'obbligo di leva e l'ausilio e i tempi aggiuntivi non sono obbligatori. La parte fondamentale in questo momento è il versamento, perché se vedete ci chiede di caricare già la ricevuta di pagamento. Come possiamo ottenere la ricevuta di pagamento? Noi torniamo alla nostra domanda, clicchiamo e verremo reindirizzati automaticamente nella pagina del pagamento. Effettueremo il pagamento e successivamente scaricheremo la ricevuta di pagamento. Una volta che abbiamo fatto questa operazione, possiamo tornare alla nostra domanda e spuntare le dichiarazioni. La prima dichiarazione è la cittadinanza italiana o di un altro paese dell'Unione Europea con buona conoscenza della lingua italiana, il godimento di diritti civili, l'obbligo di leva che però non è obbligatorio, le liste elettorali, quindi di essere iscritto in una lista elettorale e dobbiamo indicare il comune, l'idoneità fisica, le condanne penali, quindi di non aver condanne penali, di non aver in corso procedimenti penali, di non essere stato destituito, dispensato, licenziato dalla pubblica amministrazione e se abbiamo il diritto di avere ausili o tempi aggiuntivi, andremo a compilare la sezione I. Quindi se possediamo una certificazione 104, andremo a inserire quali sono le nostre necessità, se abbiamo bisogno di tempi aggiuntivi e la data nella quale abbiamo ottenuto la certificazione 104. La sezione L è il versamento, dichiariamo di averlo eseguito e lo carichiamo attraverso la sezione Scegli file e in ultimo la sezione Privacy. Clicchiamo, salviamo e possiamo proseguire con la nostra domanda. Abbiamo poi la sezione degli allegati, anche questo è un caso facoltativo, e si possono inserire gli allegati soltanto nel caso in cui noi abbiamo un titolo estero in corso di riconoscimento, quindi alleghiamo alla nostra domanda la richiesta di riconoscimento di equipollenza del nostro titolo estero. La nostra domanda adesso è pronta. Possiamo inoltrarla e ci arriverà un'email di conferma e un riepilogo in PDF dei nostri dati inseriti. Vi ricordo che è possibile modificare la domanda quante volte si vuole fino al 30 dicembre alle ore 23:59. Grazie per l'attenzione, buona giornata.